Questo è davvero un evento significativo. In genere concludeva la stagione capalbese, tutto quello che era incardinato precedentemente al Premio Internazionale di Capalbio che concludeva la stagione. Quest'anno c'è un'appendice molto importante, dal 14 al 17 c'è un Festival del Cinema di settembre molto significativo con personaggi davvero di primo piano del panorama italiano, del cinema italiano. Questo premio è un premio, come dire, che ha una storia, una longevità pazzesca, sono 20 anni che si svolge, 20 anni si svolge in Piazza Magenta, quindi con un atto un po' folle dopo i fatti di Torino che impediscano l'uso di questi luoghi che hanno dei margini di pericolosità, abbiamo scelto di buttare il cuore oltre l'ostacolo e di provare a riportare la cultura in questo luogo magnifico. Io spero che voi lo vediate perché è davvero un luogo straordinario. Le presenze di oggi sono di tutto significato e c'è una novità, che a metà della premiazione ci sarà anche una tavola rotonda su temi dell'ambiente, perché uno dei libri centrali che viene presentato è quello di Rutelli e su quel libro ci sarà un dibattito. Capalbio ha un grande palinsesto culturale, ma Capalbio è soprattutto ambiente, è soprattutto un nastro destinato alla balneazione intatto, grandi qualità paesistiche ambientali. Capalbio è soprattutto questo, è autenticità nella litoranea con i vecchi casali, è autenticità per le presenze dei poderi dell'ente Maremma, dove la riforma fondiaria qui è stratificata nella storia di Capalbio e dei capalbiesi, nei grandi boschi, nelle grandi macchie, nell'autenticità delle sue persone e in una cucina straordinaria che si esprime sostanzialmente non solo nel centro storico, ma è diffusa in tutto il territorio capalbiese. Premio Capalbio Internazionale Piazza Magenta è un premio che vuole dare ampio spazio al dibattito politico contemporaneo, quindi premiamo libri belli, bellissimi, però che, come dire, affrontino temi caldi non solo in relazione alla stagione ma proprio per il loro contenuto. E quindi quest'anno parliamo di ambiente, di difesa del nostro bene più prezioso che è la natura, parliamo di patriarcato, parliamo dei proventi, possiamo dirlo, anni 70 e poi di tante altre cose. Questo premio nasce tanti, tanti anni fa, prima di Fondazione Capalbio stessa. E è un premio che ha una risonanza internazionale per i personaggi che qui vengono a trovarci, vengono premiati. Diciamo che la novità, quello che abbiamo voluto apportare come Fondazione Capalbio, che dà il sostegno in maniera importante e totale alla manifestazione stessa, è quello del premio il premio all'opera tradotta. Quindi abbiamo voluto mettere l'accento su un'altra parte fondamentale, e qui si lega all'internazionalità del premio, della creazione dell'opera, del libro. Infatti il premio all'opera tradotta è quello che ci consente di premiare il traduttore di opere di grandissimo valore internazionale, quindi quello che ci permette di aprire le nostre porte, la nostra conoscenza a culture diverse e che ce le fa conoscere, ce le fa imparare. È
piacere, e la giuria è fatta da persone competenti e da amici, quindi sicuramente c'è stata una benevolenza assolutamente spropositata. Sono contento perché ho fatto un lavoro di raccolta di dati, di informazioni per più di un anno sul tema climatico, su cui ormai c'è una specie di barricata contrapposta sbagliata, perché il problema per arrivare alle soluzioni è avere prima la condivisione dei dati, dei numeri, delle realtà, e poi ognuno può avere la sua di valutazione, le sue di priorità. E quindi il lavoro che ho fatto con il Secolo Verde, cioè spiegare come i 100 anni, siamo a metà dei 100 anni da quando è iniziata la coscienza ecologica a quando 2070 dovremmo aver raggiunto l'obiettivo dell'abbattimento delle emissioni anche da parte dell'India, che oggi è il paese più popoloso del mondo, cercare di spiegare bene che cosa significa le scelte che sono davanti a noi e soprattutto le soluzioni possibili, perché non c'è solo da una parte da dire non è vero, purtroppo è vero quello che sta capitando, c'è un impatto umano nei cambiamenti climatici significativo e crescente, e dall'altra di dire l'unica strada è la punizione. Non è possibile la punizione, un eccesso di regolazione, occorrono risposte pragmatiche, soprattutto centrate sui posti di lavoro, sulla nuova occupazione che si può creare attraverso la transizione green, energetica, tecnologica, e con la partecipazione delle persone, delle imprese, delle piccole imprese, dei cittadini, delle famiglie. Ci sono grandi vantaggi che si possono conseguire, non solo quelli che riguardano il clima e l'ambiente. Sì, è una soddisfazione enorme, per me ancora inverosimile, una cosa che è nata senza alcuna ambizione, come ho detto nelle varie presentazioni che ho fatto in questi mesi, una cosa nata quasi di getto, dal cuore, destinata alla fine delle mie intenzioni. Non era partito con l'idea di scrivere un libro, poi ha preso forma, destinata per pochi amici, poi mi hanno stimolato invece a pubblicarlo e poi a segnalarlo alla giuria del premio, però, e niente, sono finito qui. Una soddisfazione enorme e del tutto inattesa.